Eccoci qui con la nostra cotta in all grain Biab che abbiamo cominciato a vedere nel video precedente, video che potete trovare cliccando qui oppure cercando il link nella descrizione qua sotto. Eravamo rimasti durante la fase della bollitura e come vi dicevo è una fase in cui ci sono dei tempi morti perché la bollitura dura almeno un'ora e praticamente c'è solo da fare le gittate di luppolo durante questo tempo. Per cui abbiamo del tempo libero che possiamo utilizzare, oltre che per berci una birretta, come abbiamo visto, per fare alcune cose. Ad esempio, possiamo cominciare a lavare l'attrezzatura, quello che non usiamo più, che non ci serve più, possiamo cominciare a lavarlo. Un'altra cosa importante che dobbiamo fare e per cui possiamo sfruttare questo tempo è la sanitizzazione dell'attrezzatura che ci servirà dopo la bollitura. E allora vediamo come sanitizzare. In questo contenitore ho già 2,5 litri di SaniClean diluito in acqua e una parte l'ho messo nello spruzzatore. Vado a spruzzare un po' il water chiller, almeno nelle spire superiori che a volte rimangono fuori dalla pentola. E vado a sanitizzare questo contenitore, un catino nel mio caso sarebbe meglio qualcosa di un po' più grande, però io uso questo di solito, che è quello dove poi andrò ad appoggiare le cose già sanitizzate. Quindi faccio in questo modo per bagnare bene sia l'interno che tutto il bordo e poi lo vado ad appoggiare sul piano di lavoro della cucina, a fianco del fornello, sanitizzo un po' intorno il piano di lavoro stesso dopo averlo pulito. Sanitizziamo la paletta. Vedo che io uso anche questa caraffa con dentro del sanitizzante per aiutarmi a bagnare tutti gli oggetti. Una spruzzata sul manico e l'appoggio nel catino. Stessa cosa con un mestolo che poi mi servirà, vedrete perché. Il gorgogliatore. Il termometro a gabbietta che nel frattempo ho lavato, mi servirà ancora e quindi lo vado a sanitizzare e lo appoggio. Questo è il coperchio del fermentatore, una spruzzata prima sulla guarnizione e sul foro, vado a inserire la guarnizione. Passiamo al fermentatore. Questo è un fermentatore senza rubinetto, sarebbe un contenitore per l'imbottigliamento, a dire la verità. Dei miei due fermentatori solo uno è al rubinetto. Quindi la prima parte della fermentazione la farò comunque in questo, per cui metto il sanitizzante all'interno, chiudo bene col coperchio, tengo chiuso il foro sopra con un dito. E diamo una bella shakerata su tutti i lati per bagnarlo bene tutto all'interno. Fatto questo, si riapre, si recupera il liquido sanitizzante che poi è riutilizzabile. Sanitizzo anche lo scorciatoio del lavello e ci vado ad appoggiare su il fermentatore a scolare. Anche il coperchio lo appoggio di fianco e questo è il catino con le cose appoggiate che ho sanitizzato fino a questo momento.
Un'altra cosa che vado a preparare in questo tempo è il nutriente per il lievito, questo della Wyest in polvere. Va diluito in acqua, ne metto un paio di grammi. Ho cominciato a usarlo da quest'anno, sinceramente non ho notato una gran differenza nella qualità della fermentazione rispetto a prima che non lo usavo, però non costa tanto, male non fa, ce l'ho e ce lo metto. A 15 minuti dalla fine della bollitura comincio a mettere all'interno della pentola il water chiller. In questo modo, con il calore della bollitura, si andrà a sterilizzare tutta la serpentina. A 10 minuti dalla fine della bollitura, la seconda gittata di luppolo, è un Fagos 30 grammi. Metto anche il nutriente per il lievito che abbiamo appena visto, e vado anche a mettere qualche grammo di Irish Moss, che sono alghe irlandesi che hanno la proprietà di far ben depositare sul fondo tutti i residui proteici, eccetera, in modo da dare una birra finita un pochino più limpida. Anche questa comunque è un'aggiunta facoltativa. All'ultimo minuto di bollitura, la terza gittata di luppolo da aroma puro, East Kent Goldings, in questo caso, messi altri 30 grammi. E la bollitura adesso è finita, vado a collegare il tubo del water chiller al rubinetto. Tolgo il coperchio, spengo il fuoco. E aziono il water chiller semplicemente aprendo l'acqua fredda. In questo caso fare attenzione al tubo di uscita dell'acqua calda perché all'inizio l'acqua sarà veramente bollente. Con il water chiller il processo di raffreddamento è molto veloce ed è ancora più veloce se mescoliamo il mosto durante il raffreddamento. Un modo più semplice di farlo è questo: muovere semplicemente la spirale, che è abbastanza elastica, di rame su e giù, in 10-15 minuti al massimo si riesce ad abbassare, con questi volumi perlomeno di liquido, si riesce a abbassare la temperatura da 100 a 20-25 gradi. Da dopo 10 minuti si sente con la mano sulla pentola che la temperatura si è già abbassata di parecchio. Comunque poi verso la fine andiamo a controllare con il termometro. Da questo punto, o meglio da quando il mosto va sotto gli 80 gradi di temperatura, è fondamentale che tutto quello che va a contatto col mosto sia sanitizzato. Infatti avete visto che prima ho sanitizzato questo termometro. Dopo 15 minuti la temperatura è arrivata intorno ai 23 gradi, per cui mi fermo. Chiudo il rubinetto. A questo punto c'è da fare un'altra operazione piuttosto delicata, che è quella di togliere il water chiller dalla pentola senza impiastricciare tutta la cucina. Metto prima uno straccio a protezione. Il fatto che qua sopra ho degli spazi di manovra limitatissimi, c'è la cappa sopra il fornello, ci sono i pensili, quindi dopo averlo fatto sgocciolare un po', c'è da fare un movimento veloce e preciso, che è questo. E stavolta è andata bene. Dopo aver fatto riposare il mosto qualche minuto, col mestolo sanitizzato, è un buon momento per prelevare un campione del mosto che ci servirà per misurare la densità. Io lo metto temporaneamente in una caraffa, ne serve per la mia provetta un 150 ml, di solito sono sufficienti. Eccolo qua. Lo vado a mettere appunto nella provetta.
A questo punto siamo pronti per trasferire il mosto dalla pentola al fermentatore. E però c'è un discorsetto da fare. Nella pentola a questo punto abbiamo un bel po' di deposito sul fondo, deposito di proteine, del malto coagulate, nel mio caso c'è anche tutto il luppolo perché come avete visto io l'ho messo libero nella pentola senza usare hot bag. A questo punto la consuetudine sarebbe quella di trasferire nel fermentatore un mosto più pulito possibile, quindi lasciando indietro tutto questo fondo. E come bisognerebbe fare? Bisognerebbe, alcuni dicono, fare un whirlpool nella pentola, quindi mescolare velocemente con una paletta in modo da creare un piccolo vortice che dovrebbe fare accumulare tutto il fondo nella parte centrale della pentola, in modo che pescando poi dai bordi si riesca a tirar fuori quasi tutto. Io questo whirlpool, vi dirò sinceramente, ci ho provato qualche volta a farlo, non mi è mai venuto, non so se è perché la mia pentola è un po' troppo piccola o per che motivo, ma alla fine ho smesso anche di provarci. E poi comunque in ogni caso vorrebbe dire far decantare per almeno una ventina di minuti il mosto nella pentola coperta. Poi o avete una pentola con il rubinetto e potete prelevare dal rubinetto, o altrimenti dovete mettervi con un tubo, con un sifone a trasferire dalla pentola al fermentatore, che è quello che facevo io anche fin verso la fine della scorsa stagione di birrificazione. Però facendo così perdevo parecchio tempo perché appunto c'è da aspettare, c'è da sifonare, eccetera. E in più vedevo che in ogni caso mi rimaneva nella pentola un bel litro minimo di mosto buono, perché comunque quando si arriva verso la fine si comincia a smuovere il fondo, quindi comincia a pescare del fondo in ogni caso e bisogna fermarsi nel trasferimento. Ed è per questo motivo che già da diverse cotte sto sperimentando un sistema alternativo di trasferimento del mosto, che è quello che vi faccio vedere adesso. Detto anche metodo masticazzi, prendo la pentola e vuoto tutto nel fermentatore. Questo fondo che quindi rimarrà nel fermentatore lo vado poi ad eliminare con un travaso dopo di solito 5 giorni di fermentazione. E devo dire che ho già fatto diverse cotte con questo sistema e non ho trovato problemi nella birra finita, anche una birra che avevo rifatto l'anno prima con il vecchio sistema, che ho rifatto stessa ricetta identica quest'anno. Facendo in questo modo non ho riscontrato differenze praticamente o difetti riconducibili a questa tecnica. Ho 16 litri di mosto nel fermentatore che deve essere ossigenato. Si è già ossigenato un po', versandolo dalla pentola. Vado comunque ad ossigenarlo con il metodo tradizionale, che è quello di agitarlo vigorosamente, mescolarlo con la paletta sanitizzata per qualche minuto, in modo che si formi una bella schiuma sopra. Ed ecco che alla fine siamo pronti per l'inoculo del lievito. E anche a proposito del lievito ci sono diverse scuole di pensiero. Parlando di un lievito secco, molti sostengono che sia necessario, prima di usarlo, reidratarlo, quindi metterlo in un mezzo bicchiere di acqua, possibilmente acqua che è stata fatta bollire per sterilizzarla, almeno una mezz'ora, e poi a quel punto lì può essere inoculato nel mosto. Anche gli stessi produttori del lievito danno indicazioni a volte contrastanti su questa cosa, perché magari sulle istruzioni che pubblicano sul sito web c'è scritto di reidratarlo, poi se uno va a leggere invece le istruzioni che ci sono sulla bustina c'è scritto semplicemente sprinkle into wort. Io vi dirò che ho provato entrambi i sistemi e non ho trovato differenze, per cui vado
con il sistema più semplice, che è appunto lo sprinkle into wort. Prendo il mio lievito, che è un lievito inglese, l'avete visto, il Dunstan Nottingham, lo apro e verso semplicemente il lievito sulla superficie del mosto. Sulla superficie del mosto c'è una schiuma che quindi lei stessa va a reidratare piano piano il lievito, non va direttamente il lievito nel liquido. Non lo mescolo, ma chiudo semplicemente il coperchio. Vado poi a posizionare, a infilare il gorgogliatore nel foro sul coperchio, andrà poi messo all'interno un po' di liquido sanitizzante fino a questo livello e quindi il fermentatore è pronto ad andare in cantina. Non mi resta che misurare la densità del mosto dal campione che avevo prelevato prima, quindi vado a mettere il densimetro nella provetta. Mi aspettavo una densità di 1,062. Vediamo che la densità è 1,060, comunque direi che ci siamo. Appunto, l'ultima cosa che mi resta da fare è lavare tutta questa attrezzatura ed è la parte più noiosa, soprattutto considerando che sono le 11 e un quarto di sera e so che la cosa mi porterà via almeno un'altra ora. A proposito di pulire, vi faccio vedere l'utilità di questo foglio di alluminio messo qua sotto perché mi ha salvato da questa macchia di mosto che era caduta e che altrimenti si sarebbe carbonizzata sul piano del fornello. E la nostra cotta finisce qui. Come avete visto, io uso alcune tecniche non molto convenzionali, diciamo così, ne vedrete probabilmente qualcun'altra anche nei prossimi video. Io ripeto, non vi sto dicendo che questo è il metodo migliore, però tenete presente che si può fare anche in questo modo. Io lo uso e vi dico che per me funziona. Volevo solo aggiungere un paio di considerazioni, visto che non si è visto nel video perché sono cose che io non faccio ormai più, però per le prime cotte che fate in all grain, almeno per le prime 5 cotte, è importante prendere alcune misurazioni nel corso della cotta per avere poi dei valori di riferimento sul funzionamento del vostro impianto. In particolare dovrete prelevare un altro campione di mosto prima dell'inizio della bollitura, quindi dopo aver tolto e strizzato il sacco e prima che cominci la bollitura, prelevare un altro campione di mosto che poi andrà fatto raffreddare e misureremo la densità in quel momento. E sempre all'inizio della bollitura, misurare con la stina, come abbiamo visto, il volume del mosto nella pentola. Un'altra misurazione del volume andrà fatta alla fine della bollitura, sempre con la stina che avremo nel frattempo lavato e sanitizzato, a meno che non facciate come me di versare tutto il contenuto della pentola nel fermentatore, a quel punto il livello lo vedete dall'indicatore che c'è sul fermentatore stesso. La misurazione della densità vi serve per stimare l'efficienza dell'ammostamento, praticamente quanto zucchero avete estratto dai grani di malto. Le misure dei volumi prima e dopo la bollitura vi servono invece per conoscere l'evaporazione, cioè quanto liquido avete perso per evaporazione durante la bollitura stessa. Conoscere questi valori è fondamentale per andare poi ad aggiustare, a calibrare le ricette in modo da avere poi i valori che ci aspettiamo, quindi la giusta densità iniziale, il giusto volume nel fermentatore. Conoscere l'efficienza del nostro impianto ci consente di stabilire quanti grani dobbiamo mettere di malto per arrivare a un certo valore di densità, dal quale poi dipende anche l'estrazione di amaro del luppolo, l'abbiamo visto. Conoscere la perdita di volume per evaporazione ci consente di calcolare quanta acqua mettere poi nella pentola all'inizio dell'ammostamento.
Magari in futuro parleremo anche di come fare questi calcoli. Adesso avete visto che è un argomento che non ho affrontato, mi sono limitato più che altro al discorso della procedura, della tecnica. Per chi è alle prime armi, consiglio comunque di affidarsi magari a fogli elettronici o programmi per homebrewing che si trovano su internet, ce ne sono anche di gratuiti che per le cose di base funzionano abbastanza bene. E possono essere utilizzati senza problemi. Se questo video vi è piaciuto, mettete un pollice su, lasciatemi un commento, condividetelo sui social network, iscrivetevi al canale. Io vi do appuntamento al prossimo video dove vedremo sempre di questa cotta il proseguimento, quindi il travaso e l'imbottigliamento.